Buonasera e benvenuti a questo webinar della serie IT Let Home. Stasera parleremo dell'agilità con i dati e sostanzialmente cercheremo di fare un trade union tra quelli che sono stati webinar specifici sul programma Alteryx e quelli che invece sono stati webinar specifici sul programma Tableau. Infatti, per riuscire a dominare i nostri dati, in questo caso ci servono entrambi i programmi. Quando parlo di Tableau, in realtà parlo della suite Tableau, quindi parlo anche di Tableau Prep, Tableau Server o Tableau Online, chiaramente. Allora, diciamo due parole su chi sono io. Io sono Luca Segalini e lavoro per The Information Lab, sono consulente a Alteryx e Tableau certificato e di fatto The Information Lab ha una sola missione, che è quella di aiutare le persone a dare un senso ai propri dati. Information Lab nasce in Inghilterra, a Londra, nel 2009, attualmente ha 8 sedi operative in tutta Europa, l'ultima delle quali è stata appena aperta in Spagna. E sotto il logo di Information Lab si trovano attualmente più di 250 consulenti, sono tutti certificati Tableau. La caratteristica principale di The Information Lab è che fin dall'inizio a Londra e poi in seguito anche a Milano ha attivato dei centri di formazione di eccellenza per i data analyst che si chiamano rispettivamente Data School, quello di Londra, e Data Academy, invece quello di Milano. Allora, che cosa fa The Information Lab? Quali sono i servizi che principalmente offre? Licenze, si occupa di vendere licenze, però non è un semplice rivenditore. In realtà la vendita affianca un supporto tecnico continuo a cui è possibile accedere o via diretta con il consulente che si è occupato della vendita del prodotto, oppure tramite il portale di The Information Lab, in cui è possibile aprire dei ticket specifici per dei problemi tecnici, oppure chiedere anche un parere su come impostare una determinata analisi. Chiaramente l'altro core business di The Information Lab è la formazione, quindi The Information Lab tiene dei corsi ufficiali Tableau e Alteryx, sempre con trainer certificati, e oltre a questo ci sono anche tutta una serie di corsi e formazione online che sono magari semplicemente i prodotti che si possono trovare sul sito di Tableau che però vengono presentati in inglese, e quindi Information Lab si occupa di curarne la traduzione o comunque il riarrangiamento in modo da renderli disponibili agli utenti italiani. E poi ci sono anche webinar, come in questo caso, workshop, quando era ancora possibile tenerli in presenza, se no in questo periodo ci si è attrezzati per tenerli via web, chiaramente. L'altro core business, che in realtà non è l'ultimo, ma è il punto di partenza per The Information Lab, è la consulenza al cliente. Cosa intendo che è il punto di partenza? È che la consulenza di Information Lab Information Lab praticamente si offre di sviluppare progetti di analisi, e i suoi strumenti principali per realizzare questa analisi saranno Tableau e Alteryx, che non sono gli unici, perché magari per determinati problemi è necessario comunque fare affidamento a dei tool, diciamo, di transizione, ma comunque sono quelli principali. E quindi i consulenti di Information Lab possono servire a lanciare il progetto, quindi aiutare il cliente nella fase iniziale, e poi il cliente, chiaramente nell'ottica della self-service analytics, continua da solo a sviluppare il progetto utilizzando Tableau, Alteryx o altri strumenti. Altrimenti, per i progetti molto complessi dove è necessaria una conoscenza approfondita dei tool, The Information Lab offre l'affiancamento a dei consulenti per tutta la durata del progetto.
Nel caso ancora che si sia indecisi su quale è il programma migliore per affrontare la domanda, che sia di un'analisi più speditiva, più agile in azienda, allora Tableau offre anche delle POC, magari che durano una settimana, in modo in cui si sfrutta il fatto di formare le persone internamente tramite la Data Academy, dando l'impasto di progetti reali, quindi con dei dati che vengono da delle situazioni di business reali e non creati ad hoc per fare formazione. Questi sono i tre principali ambiti in cui si muove The Information Lab. Allora, questo è quindi l'ecosistema in cui si muove Tableau, in cui si muove The Information Lab, e che è anche un po' quello che affronteremo oggi in questo webinar. Sostanzialmente i problemi principali sono reperire le risorse, preparare i dati una volta che si è avuto accesso ai data source, e poi sviluppare l'analisi e quindi le visualizzazioni e condividere i dati. Per tutti questi ambiti, chiaramente, Tableau ha la sua soluzione. In particolare, chiaramente, per quanto riguarda i data source, si tratta di avere dei connettori che ti permettono di accedere ai dati. Per la preparazione invece ci sono dei tool specifici. Dove arriva Data Prep, si utilizza Data Prep Builder, che è uno dei programmi della suite Tableau. Dove non arriva, si utilizza Alteryx. A quel punto, una volta preparato il dato, si passa un tablo desktop dove si realizzano visualizzazioni. Queste visualizzazioni possono poi essere condivise tramite Tableau Server, che è la soluzione, diciamo, aziendale, e quindi viene gestita direttamente dall'azienda, della piattaforma di condivisione, o altrimenti, se l'azienda non ha le risorse per gestire questa piattaforma, è possibile utilizzare una piattaforma speculare che però è gestita direttamente da Tableau, che si chiama Tableau Online. Corollario di tutte queste risorse, poi esiste anche una versione server free, in cui è chiaramente possibile caricare quei progetti che non contengono dei dati sensibili, intesi sia come dati che non posso far vedere al di fuori del contesto aziendale, e anche menzionando la proprietà dei dati, perché è ovvio che i dati che andiamo a pubblicare su Tableau Public, se per caso Tableau decide di chiudere il server, e noi abbiamo i nostri dati o le nostre dashboard solo pubblicate su Tableau Public, le perderemo. Quindi la sfida, come abbiamo detto all'inizio, riguarda questa mole enorme di dati che dal 2010 in poi continua sempre più ad aumentare, tant'è che quest'anno si pensa di essere arrivati intorno ai 40 zettabyte, quindi 40 miliardi di gigabyte di dati che vengono immagazzinati sia consapevolmente che inconsapevolmente durante le attività di business o anche collaterali. Nel caso del business è chiaro che avere questi dati raccolti in modo ordinato e accessibili possono a creare un enorme valore aggiunto all'azienda, che invece di operare scelte di pancia è in grado di avere un riscontro empirico, diciamo, su quali possono essere le corrette azioni da portare avanti per sviluppare al meglio il proprio business. Quindi sostanzialmente quello che promuove The Information Lab è la self-service analytics, intesa come una capacità di accesso ai dati da parte dei dipendenti dell'azienda quasi al 100%. Non è il 100% perché ci saranno sempre dei dati sensibili che non possono essere visualizzati se non dalle persone preposte, oppure comunque c'è sempre una parte di dato che è specifico per chi è formato nel settore dell'IT, che chiaramente commerciali o persone che non hanno studiato e che non provengono da questi ambiti non saranno mai in grado di trattare. Tuttavia, lo scopo è ridurre al minimo questi dati che non possono essere fruiti direttamente dalle persone che lavorano all'interno dell'azienda.
È chiaro che per rendere fruibile il dato è necessario istituire una data governance, perché altrimenti se tutti hanno accesso ai dati li possono modificare come vogliono senza tener traccia di queste modifiche, si crea soltanto caos aggiunto al caos, magari esistente, determinato dal fatto che ci sono tantissimi dati. Però quando tutto è abbastanza ben governato è facile ottenere subito delle intuizioni, pochi minuti, giorni, quello che è, in ogni caso far accendere la lampadina che magari dopo ti porta a interrogare in modo diverso i dati, a chiedere altri dati che, a cui tu puoi sempre accedere in autonomia e portare avanti quindi la tua analisi. A differenza della invece tradizionale business intelligence, dove sostanzialmente nonostante ci fossero dei tool per processare il dato molto potenti, il dato di partenza, il dato di input va sempre richiesto all'esperto che in azienda è in capo a poche figure, che chiaramente per stare dietro a tutte le richieste ci vuole del tempo, e molto spesso poi il dato viene consegnato alle persone che non sono esperte sotto forma di file CSV, Excel, che quindi possono essere poi dopo modificati creando gli stessi problemi che dicevamo prima se non viene istituita una corretta data governance. Allora, questo diciamo era l'introduzione teorica, e visto che parlare per un'ora di agilità dei dati nell'ottica di che cos'è giusto fare perché i dati siano accessibili, perché vengano utilizzati in modo corretto e via dicendo, è sicuramente molto pesante, ho deciso di prendere in considerazione alcuni semplici esempi nei vari programmi che appunto The Information Lab promuove, ovvero Alteryx, Tableau Desktop, Tableau Prep e anche Tableau Server, e dimostrare come nello sviluppo di questi programmi si è cercato di rendere, diciamo, semplici delle operazioni che invece normalmente con altri programmi richiedono la scrittura di righe di codice e tutto quello che già esiste ma è fruibile soltanto dalle persone che hanno un background specifico in questo settore. Quindi iniziamo ad andare a vedere Alteryx. Se non si conosce il programma, questa è l'interfaccia di partenza. Sostanzialmente Alteryx su cosa punta? Punta sull'impatto immediato dato dal visual delle icone utilizzate per rappresentare i vari tool, i vari strumenti che poi vengono utilizzati all'interno del flusso. Quindi l'icona in sé già deve darci un'idea di che cosa farà il nostro tool. È chiaro che rappresentare con un'icona le potenzialità del tool non è semplicissimo, soprattutto se andiamo a guardare dei tool che sono più complicati, che hanno dietro uno sviluppo molto più intenso, e quindi non è solo l'icona che fa la differenza, ma è la possibilità di trascinare un tool all'interno dell'area di lavoro e, una volta trascinato questo tool, avere una maschera che ti permette anche all'utente, tra virgolette, inesperto. Parlo in questo caso di inesperienza nella scrittura, per esempio, del codice, perché è chiaro che se andiamo a utilizzare un tool di predictive, la persona deve essere capace e deve capire di statistica o comunque di quello per cui il tool è stato creato. Deve essere quindi in grado di configurare la maschera correttamente. Però Tableau, cioè Alteryx, in questo caso, ha già organizzato le opzioni in modo tale che si tratti semplicemente di scegliere da un menu a tendina oppure di riempire un box per realizzare il nostro flusso. Allora, questo lo cancelliamo. Quello che voglio far vedere adesso è che, tra l'altro, Alteryx mette a disposizione già all'interno del programma tantissime risorse, quindi tantissimi flussi d'esempio,
E infatti vedete che ci sono diverse categorie, tra queste categorie ce n'è una in particolare molto interessante che è la Describe What is Happening, e di questa noi oggi andremo a vedere il flusso che ci permette di individuare i clienti che si trovano in un raggio di 30 miglia rispetto ai nostri negozi. Perché voglio andare a vedere questo flusso? Perché questo flusso, che all'apparenza è molto semplice, in realtà affronta dei problemi che con altri programmi non è facile, per cui con altri programmi non è facile trovare una soluzione. Il primo fra tutti è la tipologia del dato che viene trattato in questo esempio. Infatti uno dei database è un file .dbf e questi file, mentre in altri sono inseriti tra i file, diciamo, tra le opzioni base, quindi già con connettori preconfigurati, con altri programmi, lo stesso Tableau, non è possibile aprirli. Infatti se noi andiamo ad aprire il Tableau e gli diciamo, per esempio, di aprire questo file, che se guardo in Windows assomiglia a un file di testo, quindi posso chiedere a Tableau di aprirlo come un file di testo, vedrete che in realtà non viene presentato tra i file disponibili all'apertura. E anche se vado a chiedere di mostrarmi tutti i file e lo trovo, provo ad aprirlo, Tableau mi darà un messaggio di errore. E in Tableau capita spesso che magari si cerchi di aprire un file con il connettore sbagliato, per esempio voglio aprire un file di testo con il connettore di Excel, e allora possiamo comunque avere un errore. Quindi per essere sicuri vado a scegliere altro che mi consente di aprire qualsiasi tipo di file, e anche in questo caso potete vedere che non ho il file nell'elenco e quindi non è possibile aprirlo. Quindi questo è già uno dei problemi che mi risolve altri. Tuttavia io dovrei comunque passare per un flusso Alteryx e quindi modificare il formato dei dati. Però Alteryx, semplicemente utilizzando un tool di output, mi consente di collegare il mio input a questo tool e nella fase di salvataggio salvare il mio file in un formato riconoscibile da Tableau, ovvero un Tableau Data Extract oppure un Hyper. Quindi adesso io vado a salvare il mio file. Salvo. Lo sostituisco. A questo punto io, se vado a lanciare il flusso, creo un file che risulta fruibile anche da Tableau. Infatti a questo punto, se io vado a collegarmi alla stessa cartella di prima, vedo che trovo questo file test hyper, provo ad aprirlo ed ecco che vedo lo stesso file che provo anche cliccando sull'icona relativa in Alteryx. Quindi questo problema in un certo senso l'ho superato. Allora proviamo adesso a vedere se è possibile in qualche modo unire i due file sorgenti, quindi unire questo, il file dei clienti con il file dei negozi in Tableau. In Tableau posso usare questa opzione aggiungi, quella che in inglese, vecchia versione inglese, era la cross tab. Vado a cercare il file pet store tab. A questo punto è una semplice tabella, provo a tornare a trascinarla nell'area di lavoro e che cosa succede? Succede che non ho nessuna chiave di join e anche volendo impostarla manualmente, in realtà io ho dei valori di latitudine e longitudine che ho anche di qua nel file dei
dei negozi, ma è chiaro che non posso fare il match sulla latitudine e longitudine, perché a meno che un cliente viva direttamente dove si trova il negozio, non avrò mai nessun match. Quindi non è facile fare un'analisi utilizzando questi due database disgiunti in partenza. Chiaro, si potrebbe trovare dei workaround e realizzarla comunque, però altri sì, invece, a fronte di una domanda specifica, perché in questo caso ci è proprio stato chiesto di tirar fuori quali sono i clienti che si trovano nell'area di 30 miglia, nel raggio di 30 miglia dal centro del negozio, è molto più agile, diciamo, nel risolvere questo problema. Infatti, sostanzialmente andiamo un attimo a vedere come è strutturato quest'altro file, perché quest'altro file in realtà è un file spaziale, quindi noi non abbiamo propriamente una latitudine o una longitudine, ma abbiamo una colonna spazio object che contiene queste ed altre informazioni, tant'è che se io vado ad aggiungere un browser dopo il tool degli store e lancio il flusso, adesso elimino questo perché se no provo a riscrivermelo, lancio il flusso, ecco che andando sul tool browse io vedo già i miei punti localizzati all'interno di una mappa. Invece nel file dei clienti, dove ho delle colonne latitudine e longitudine ma non ho un oggetto spaziale, quando vado ad aggiungere il nostro browse, cosa succede? Lanciamo il flusso, vediamo che in realtà lui mi fa delle statistiche sulle colonne, quindi se io clicco la latitudine vedo qual è la distribuzione per dei clienti con la base della latitudine e della longitudine, però io non ho già la mia rappresentazione all'interno della mappa, perché non è un oggetto spaziale. Quello che quindi fa in questo flusso Alteryx, per prima cosa, è di trasformare questo dato in un dato che sia simile a quello del pestore. Quindi con questi tool spaziali che si trovano appunto nella tab spazio, scusate, è possibile, partendo dal dato di longitudine e latitudine, creare degli oggetti spaziali. Quindi in questo caso dei punti che qui abbiamo chiamato centroidi di default. La richiesta è vedere quali clienti si trovano nel raggio di 30 miglia rispetto al nostro negozio. Quindi che cosa facciamo con quest'altro tool? Questo tool ci consente di disegnare la nostra area di 30 miglia attorno al negozio. L'interessante in questo tool è che noi non solo possiamo disegnare l'area sulla base della distanza tra il punto A e il punto B, ma possiamo anche disegnare l'area sulla base del tempo necessario per andare da un punto A a un punto B. Ovvero Alteryx si è integrato con dei servizi come TomTom che gli consentono chiaramente per un determinato luogo di sapere quanto tempo ci vuole per andare da un punto all'altro e quindi va a disegnarsi la nostra area proprio sulla base di questo servizio. Adesso io non ho caricato il servizio, quindi non posso mostrarlo, comunque questa è la potenzialità che ha Alteryx con questo tipo di tool spaziali. E una volta creati degli oggetti spaziali, a questo punto è anche possibile metterli in relazione tra di loro, cosa che, come abbiamo visto, non era immediata con Tableau. Invece qua, con questo tool, noi riusciamo a dire, che è lo spatial match, riusciamo a dire sostanzialmente ad Alteryx di guardare se il nostro target si trova all'interno dell'universo che è sostanzialmente rappresentato dall'area che abbiamo disegnato con lo step precedente. E quindi avrà due output, in uno andranno a finire i clienti che si trovano effettivamente nel raggio di 30 miglia da uno dei nostri negozi presenti nel database dei negozi, e chiaramente nell'altro andranno quei clienti che invece a noi in questo caso non ci interessano perché sono a una distanza superiore. Che però avendoli
in un output separato, in realtà io potrei utilizzare in altri rami del flusso oppure unire nuovamente al database match perché magari me li voglio portare dietro e quindi fare una union che è immediata perché queste colonne comunque sono in comune con alcune colonne presenti all'interno di quest'altro output che si è creato. In questo flusso specifico poi e in realtà vengono fatte anche delle altre operazioni, ovvero si vuole misurare la distanza effettiva tra il nostro cliente e il negozio, poi si ordinano i clienti sulla base del customer ID in ordine ascendente, se abbiamo più righe relative allo stesso customer ID, allora si ordina sulla base della distanza dal negozio, quindi con questo tool, il grouping, possiamo controllare se appunto ci sono più di un codice per ogni più di una riga per ogni customer ID e dopodiché tramite un tool di join aggiungere questa colonna nuova che abbiamo creato e direttamente nel nostro database, cioè la colonna che abbiamo creato è questa colonna account e andiamo ad aggiungerla dunque nel nostro database. E anche questo tool è costruito in modo tale che dopo una join io non solo ho il file con dentro i valori relativi all'inner join, ma ho anche il file che i valori che rimangono fuori a sinistra oppure rimangono fuori a destra. In questo caso, siccome il match è completo, chiaramente vediamo che i nostri file sono vuoti e poi in ultimo qua si vengono selezionate le colonne da utilizzare effettivamente nella nostra analisi. Allora, questo è un po' quello che volevo mostrare di Altris, che non è possibile realizzare direttamente in Tableau oppure non è possibile realizzare nemmeno con Tableau Prep Builder, perché effettivamente Altris è un programma a 360 gradi, cioè non è che possiamo considerarlo come un programma di semplice data preparation. Come abbiamo già mostrato in precedenza, ci sono tutta una serie di tool che permettono di fare delle vere e proprie analisi statistiche come il predictive, l'A/B testing e via dicendo. Quindi è ovvio che una console così sviluppata apre a tantissime funzionalità, ha anche un costo commisurato con il servizio che offre. Se il nostro obiettivo però è semplicemente andare a preparare il dato, è chiaro che utilizzare Altris, oltre che più costoso, probabilmente sarebbe anche inutile e può anche un po' spaventare l'utente finale, perché obiettivamente abbiamo una marea di tool e una marea di risorse relative a questi tool che anche quando si va a cercare in internet, nonostante l'Altris Community e il sito di Altris sia ben fatto e spieghi bene quali sono gli step da affrontare per formarsi poco a poco, si vede che i livelli di formazione sono molti, differenziati e quindi si pensa per avere la padronanza di questo strumento mi serviranno anni di studio e quindi ho paura a doverlo utilizzare. Ecco, forse questa paura viene un po' meno quando invece si va a utilizzare il software di data preparation offerto da Tableau. E offerto è proprio la parola giusta, nel senso che chiaramente il Tableau Prep, a meno che non si voglia schedulare il lancio dei flussi su base, che ne so, giornaliera o addirittura oraria, ma se si tratta di dover lanciare il flusso una volta a settimana, una volta al mese, non è necessario attivare nessun add-on sul Tableau server e quindi non c'è nessun costo aggiuntivo. Faccio la mia preparazione, quando ho bisogno lancio il flusso e poi il database che ho creato andrà direttamente su Tableau server oppure può essere salvato in locale e poi dopo io lo elaboro con Tableau desktop oppure con i tool di visualizzazione che preferisco. Qual è il vantaggio di utilizzare
Il Tableau Prep, anche per l'utente diciamo meno skillato, è che le opzioni a nostra disposizione sono meno, ma la parte di collegamento ai data source è mantenuta integra, quindi le differenze tra Alteryx e Prep non sono moltissime da questo punto di vista, e chiaramente non ci sono differenze rispetto al Tableau Desktop, cioè l'unico dato a cui io non ho accesso tramite Tableau Prep per il momento è il Web Data Connector, che invece è accessibile tramite Tableau Desktop. Però anche qui, come potete vedere, c'è tutta una serie di connettori a file locali e poi tutta una serie di connettori a diversi server e anche server generici che siano tipo JDBC o DBC. A livello specifico invece di operazioni che io posso realizzare, dal punto di vista del data preparation è totalmente completo. Sostanzialmente in questa fase di pulizia io ho dentro tutte quelle operazioni classiche che si fanno nel data cleansing. Poi ho la possibilità anche qui di aggregare i dati, quindi quando ho dati che provengono da sorgenti diverse, che sono a un livello di dettaglio diverso, io posso utilizzare Tableau Prep per aggregarli allo stesso livello in modo da evitare duplicazioni. Così io creo più database, più output da utilizzare nelle situazioni specifiche. Cioè, se io posso evitare di avere duplicazioni delle righe che poi dopo dovrò andare a gestire in Tableau o in altri software, perché altrimenti i risultati che presentiamo nelle nostre analisi non sono corretti, ecco che Tableau Prep, così come chiaramente Alteryx, è il tool ideale per fare questo tipo di aggregazione. Poi ci consente anche di pivotare i dati e di fare delle join, delle union, e la novità che è stata presentata nelle ultime versioni è anche la possibilità di inserire degli script. È chiaro che se io passo all'argomento script, non sto più parlando di un utente non skillato, che non si intende quindi di scrittura del codice, perché qui per sfruttare questa funzionalità praticamente bisogna aver scritto la nostra logica direttamente in Python oppure in R, e poi quello che fa Tableau Prep sostanzialmente va a interrogare la Python dandogli in pasto i dati che noi forniamo come input. Dopodiché Python ci restituisce l'output. Però qualcuno deve aver realizzato questo script. Quindi ovvio che può anche essere che chiediamo a qualcuno di realizzarcelo per la nostra specifica esigenza, ma in questo caso torniamo un attimo al problema iniziali in cui tante richieste all'IT e via dicendo. La cosa positiva è che una volta che abbiamo creato questo codice e lo inseriamo in un flusso, può essere che basti modificare qualcosa all'interno dello script per poi avere il flusso modificato come interessa all'utente finale. Quindi il lavoro da realizzare non è simile a quello che realizziamo quando facciamo un'estrazione da zero, ma si tratta semplicemente di modificare qualcosa dietro le scene. Comunque, questo era solo per completezza, per mostrare quali sono attualmente le nuove potenzialità anche di Tableau Prep. Tra le cose sicuramente interessanti, anche se possono sembrare banali, è il fatto che adesso quando si clicca su un input, Tableau Prep ti mostra da dove proviene quell'input. Precedentemente questa funzione non era attiva, e quando c'erano tanti input e soprattutto tante connessioni non era facile capire da dove venisse quell'input. Invece, per quanto riguarda le operazioni che possiamo realizzare, chiaramente per esempio qua in questo passaggio è stato realizzato un semplice filtro, e quindi questo è il codice che ha scritto Tableau, però in realtà l'operazione può essere: scelgo una modalità di una colonna, clicco filtra valore e scrivo modalità spedizione uguale e via dicendo. Quindi è molto più immediato. Ci sono altre operazioni, per esempio in questo caso
di pulizia, dove poi possiamo chiedere di rimuovere delle lettere, e allora viene creato in automatico proprio addirittura una regex. Quindi questo per mostrare che anche Tableau Prep si sta evolvendo in modo molto, molto intelligente, e dalla parte dell'utente finale, che magari la regex non sa neanche cosa sia, però se il risultato si addice alla sua richiesta, ecco che abbiamo risolto un problema senza necessariamente dover istruire una persona su una nuova funzione. Una nuova funzionalità. Quindi quello che vedremo in questi diversi step sono tutte operazioni di questo tipo, cioè cambiare la tipologia dei dati, creare nuove colonne, perché è possibile anche aggiungere nuove colonne. Mettiamo che dobbiamo fare una union, però non ci sono una join, non ci sono campi in comune, è possibile creare questa colonna in tutti i file in modo tale che dopo sia possibile collegarli tra di loro. Come potete vedere qua, questa graffetta, così come in Tableau, indica che è stato fatto un raggruppamento, quindi anche in Tableau Prep è possibile raggruppare i dati. Se io clicco modifica, mi fa vedere la finestra, appunto mi permette di fare il raggruppamento, e la graffetta mi fa capire quali sono i campi che sono stati raggruppati. Poi altre cose, appunto, qui mostra tutti i step di pulizia, la join, come abbiamo detto precedentemente, quindi si può fare adesso una join di vario tipo, quindi posso fare in questo caso una right join, potrei fare una full outer join, potrei fare la inner join, ed è tutto visual, nel senso che basta cliccare e si è guidati da questo diagramma di Venn, e poi si vede anche quali sono i dati che entrano nella join, quali rimangono esclusi, e per esempio, molto importante per gestire la duplicazione delle righe, vado a vedere il mio risultato se è coerente con i miei dati di input. Poi, come avevamo detto prima, c'è la possibilità anche di eseguire delle pivot. Quindi la conclusione è che anche con Tableau Prep si riesce a fare un'ottima preparazione del dato, ormai molto spinta, e i workaround rispetto alle versioni precedenti sono molto, molto minori. È chiaro che se si vuole invece fare delle analisi un po' più complicate, anche in termini di preparazione, per esempio, non esistono dei tool come il multi-row formula. Quindi in Tableau Prep, per riuscire a simulare la stessa cosa, bisogna fare ancora... bisogna lavorare molto con i dati, quindi tante ramificazioni che poi vengono nuovamente combinate, cosa che invece con il tool predefinito di Alteryx non è necessario fare. Questo spiega molto bene perché con Alteryx è da sempre in stretta partnership con Tableau, perché comunque Alteryx si è sviluppato ad un livello tale per cui Tableau dovrebbe impiegare delle risorse notevoli per garantire lo stesso livello di data preparation, e per il momento non si sta orientando in quel senso. È chiaro che quando parliamo di completa integrazione, l'integrazione non sarebbe completa se io non potessi salvare direttamente questo flusso in Tableau. Invece questo lo posso fare. Come vedete, se io digito Tableau, c'è un tool che mi permette di pubblicare direttamente il dato sul server di Tableau. Quindi se vado a collegare, devo configurare chiaramente il mio server, e vi mostro adesso un esempio, per esempio come accedere al nostro server. Quindi voi inserite il nome del server, le vostre credenziali, chiaramente. Qua c'è da scrivere il nome del sito a cui volete accedere. Se tutto è corretto, dovrebbe funzionare la connessione. Ecco, è riuscito a connettersi, e quindi a questo punto ho accesso ai progetti che ci sono all'interno del sito. Posso cercare il progetto che mi interessa, in questo caso è il mio, dare un nome al data source, oppure se già esisteva posso anche
andare a riscrivere il data source esistente. Una volta che ho configurato tutto quello che mi interessa configurare, ecco che scompare il messaggio di errore, posso lanciare il mio flusso e adesso andiamo su Tableau Server, così vi mostro che sostanzialmente si trova il nostro, dove si trova il file che abbiamo salvato. Allora, devo accedere al sito corretto, che è il Playground. Da Esplora vedo i progetti che ci sono all'interno del sito. Il mio progetto è il test Luca. Ed ecco che troviamo il nostro database. Io clicco sul database. Vedo le colonne che ci sono all'interno. Traggo spunto dal fatto che adesso siamo su Tableau Server per mostrarvi un'altra delle potenzialità di Tableau, appunto legata a Tableau Server, perché quando parliamo di utente finale non skillato è molto importante che anche lui possa fare delle analisi, ma utilizzando gli stessi mezzi che utilizzerebbe quando viene da voi a chiedervi i dati sostanzialmente, ovvero la lingua, in questo caso lingua inglese, perché per il momento chiedilo ai dati è soltanto utilizzabile in lingua inglese. Allora, siccome questo database non è proprio adatto a mostrare le nuove potenzialità di questo tool, ho già caricato un'estrazione del database supermercato, quello classico che si utilizza in Tableau, per mostrarvi qualcosa che si può fare appunto con questa funzionalità che non è molto nota e che sinceramente è ancora in fase di sviluppo. Infatti innanzitutto funziona solo in inglese, quindi si limita a chi conosce la lingua, e poi non è sempre totalmente funzionale. Nel senso, lo scopo quale sarebbe? Sarebbe, per esempio, io voglio vedere le vendite per paese e area, allora scrivo scrivo vendite qua, come se fosse una ricerca di Google, e scelgo quindi sum di vendite, ed ecco che mi mostra le vendite. Chiaramente questo qui è un dato aggregato per tutte i record che ho nel mio database. Se io voglio frammentarlo, posso vedere e per paese e area, tu scrivi by paese e area, e lui, ecco che in questo caso ha deciso di fare di visualizzarlo tramite una mappa, e ha creato anche chiaramente tutti i tooltip, e l'utente finale già, se aveva bisogno di analizzare il dato non in forma tabellare ma già in forma aggregata, ecco che semplicemente chiedendo fammi vedere le vendite per paese ed area può vedere una visualizzazione interessante che poi può salvare. E quindi è chiaro che si possono anche cambiare le opzioni di visualizzazione. In questo caso, per esempio, invece della mappa io volevo un grafico a barre, quindi vado a vedere il grafico a barre, e da qua posso anche cambiare, per esempio, invece delle vendite non mi interessa più le vendite, voglio vedere la quantità, e gli scrivo fammi vedere la quantità. Se volessi poi fare una aggregazione, una segmentazione aggiuntiva, posso magari scrivere by categoria, vediamo un po' che cosa fa, se la prende. Bisogna scrivere categoria, vediamo. Chiaro che tu non hai qui il controllo, e quindi lui ha mantenuto il tipo di visualizzazione, semplicemente ha aggiunto la categoria come nuova frammentazione. E in realtà
Appunto, quando dico che non hai proprio un controllo completo, intendo dire che se io avessi fatto di vendite direttamente by paese e area, non è detto che il dato sarebbe stato visualizzato per utilizzando una mappa. In questo caso ha utilizzato la mappa perché comunque gli sembra quella più adatta a questo tipo di visualizzazione. Però se io invece avessi di paese e area utilizzassi categoria, ecco che cambia il tipo di grafico. Quindi questo era per mostrarvi una potenzialità che è in fase di sviluppo, ma in futuro chiaramente nell'ottica della self-service analytics sarà sicuramente importante per due motivi. Uno, che appunto posso parlare a Tableau come se parlassi ad una persona e in relazione alle domande che pongo ottengo un determinato risultato che poi posso sempre però modificare secondo le mie esigenze. L'altra cosa importante, io sto utilizzando dei data source che sono stati caricati sul nostro Tableau server aziendale, quindi che presuppongo siano stati validati e che con le nuove potenzialità e i nuovi add-on di Tableau Server, quindi il Data Catalog e il Data Management, sostanzialmente mi consentono di seguire tutta la filiera dalla preparazione del dato fino alla sua visualizzazione, quindi fino alla dashboard che poi vado a presentare, vado a rendere fruibile ai vari utenti. Quindi questo è sostanzialmente qualcosa che ti consente di concentrare tutti i dati in un singolo contenitore in modo tale da tenerli sotto controllo ma da renderli comunque fruibili. Quindi sostanzialmente se io non trovo qualcosa farò una richiesta a qualcuno che mi pubblichi il data source, oppure viene pubblicato un data source volutamente più grande ma validato che si refresh in automatico, da cui poi dopo io posso prendere chiaramente soltanto alcune colonne, magari mi collego, creo un flusso prep, poi lo ricarico sul server in modo che venga schedulato e a questo flusso prep schedulato io ci vado a collegare il mio workbook o i miei workbook che poi vengono aggiornati di conseguenza. Quindi si aggiorna il dato alla sorgente, si aggiorna il Tableau Prep, si aggiorna il workbook e siamo sicuri che i dati vengono validati una volta sola e che io sto sempre utilizzando il dato più aggiornato, non un file, dico Excel, ma non voglio chiaramente puntare il dito contro Excel, che è uno strumento con cui bisogna comunque sempre interfacciarsi perché ha altri tipi di potenzialità, ma sicuramente il fatto che in azienda girino diverse versioni dello stesso file Excel, magari con nomi non rappresentativi come last version, mi impedisce di capire quale di queste sia la versione più aggiornata. Allora, un'ultima cosa, visto che siamo verso la fine, che volevo comunque mostrare, è una nuova funzionalità di Tableau che mostra anche qui quanto Tableau sta spendendo nel supportare l'utente finale, l'utente soprattutto che non ha un certo grado di esperienza. Quindi, fatemi chiudere questo corso, che adesso non ci serve, e vado a connettermi a un file Excel. Devo un attimo cercarlo perché stiamo parlando del data model, che è sostanzialmente una feature aggiunta con la versione 2020.2 in Tableau. E che cosa ci consente di fare il data model di nuovo rispetto al passato? Sostanzialmente viene rivoluzionato il modo in cui vengono messe in relazione le tabelle
che provengono o da data source differente oppure i fogli che sono all'interno magari dello stesso data source. Ovvero, prima, quando creavo una join, creavo quella che viene chiamata la join fisica adesso in Tableau, ovvero andavo a stabilire una relazione sulla base di una chiave di join e questa relazione era intoccabile, quindi se avevo scelto di fare una left join, il risultato era determinato da questa scelta e dalla chiave che avevo scelto per mettere in relazione i miei due database. Quello che invece si fa a partire dalla versione 2020.2 è di creare una relazione tra le due tabelle che però non è intoccabile. Questo consente a Tableau sostanzialmente di risolvere alcuni problemi di duplicazione che erano invece presenti frequentemente nelle vecchie versioni che andavano risolte utilizzando o delle funzionalità già presenti in Tableau o cioè dei calcoli delle aggregazioni semplici già presenti in Tableau o addirittura dei campi calcolati come le cosiddette LOD, Level of Details, Calculation, che sono le fix e quant'altro per chi è avvezzo a Tableau dovrebbe ed è un utilizzatore esperto dovrebbe conoscere. Quindi che cosa succede per esempio? Io come vedete nella vecchia versione di Tableau una volta fatta la join vedevo i dati in un'unica tabella qua nella preview, invece adesso continuo a vedere le due tabelle separate. Ma questo è un vantaggio, perché quando io vado a realizzare la mia visualizzazione e, per esempio, voglio vedere le vendite a livello regionale, e non ho mostrato che le vendite erano nel file regioni, quindi io ho le vendite aggregate a livello regionale, mentre nel file province io ho gli ordini che sono a livello provinciale. Quindi, cosa succede nella nuova versione? Succede che se nonostante io abbia messo in relazione queste due tabelle, se voglio vedere le vendite per la regione, trascino regioni in righe, metto le vendite in testo ed ecco che ho le vendite correttamente attribuite alla Lombardia, in questo caso 345 unità. E questa cosa sembra banale o normale che debba essere così, ma non lo era nelle vecchie versioni. Infatti, se io adesso vado di nuovo nella pagina di origine dati e smonto questa relazione, quindi tolgo la tabella e lascio soltanto la tabella provincia. Voglio creare una join fisica perché sarà ancora possibile creare delle join fisiche quando so che la relazione non mi crea alcun problema e che è giusto che rimanga sempre la stessa tra due tabelle. Allora faccio un doppio clic e all'interno si apre questa finestra nella finestra e vado a trascinare regioni. Quindi ho creato la join fisica e adesso, come vedete, abbiamo una tabella unica e abbiamo per la Lombardia abbiamo sempre giustamente lo stesso valore. Quindi quando io visualizzo anche la provincia è giusto che abbia sempre lo stesso valore per ogni provincia perché non avendo il valore a livello provinciale delle vendite, io non posso chiaramente attribuire una frazione a Milano piuttosto che a Lodi. Ok, quindi questo è ciò che mi aspetto. Quando vado a realizzare a vedere la visualizzazione che avevo creato in precedenza, ecco che Lombardia è schizzata a 1035, il valore delle unità vendute. E se vado ad esplorare il dato, che cosa vedo? Vedo che questo è dovuto al fatto che abbiamo tre righe e che il Tableau in automatico ha sommato queste tre righe. E non c'è modo di dirgli di non sommarle così semplicemente, nel senso che in questo caso devo andare a cambiare il tipo di aggregazione, posso dire i valori sono tutti uguali, quindi in questo vado a fare la media ed ecco che ho risolto il mio problema. Però ho dovuto eseguire un'operazione che invece nell'altro caso non ho dovuto eseguire. Quindi questa nuova funzionalità va incontro all'utente che vuole avere il risultato corretto nel modo più agile e immediato possibile.
Poi in questo caso sono riuscito a risolvere il problema in questo modo. Ci sono delle casistiche più complicate dove invece magari devo andare a fissare diverse dimensioni per riuscire ad estrarre il valore al livello di dettaglio mostrato nella mia visualizzazione. Quindi avere una maggiore agilità quando si mette una relazione nelle tabelle è chiaramente un valore aggiunto che Tableau sta cercando di implementare in tutti i modi e, come abbiamo visto, su tutti i fronti sostanzialmente, laddove è di sua specifica competenza, quindi con Tableau Desktop, Tableau Server, Tableau Prep, sia appoggiandosi ad un tool che già dalla sua nascita era molto potente nella data preparation, ma che continua sempre ad aggiungere nuove feature, nuove connessioni, ad essere anche più stabile, perché è chiaro, in questo breve webinar io vi ho mostrato quando vengono realizzati collegamenti a basi dati, diciamo, imponenti, quindi dove ci sono milioni e milioni di righe. È chiaro che per riuscire a rapportarsi con questo tipo di file bisogna avere qualcosa che sia veramente, che sia di alto livello, che sappia come gestire questa mole di dati. Io ho un esempio semplice, giusto per concludere, che mostra come anche Tableau affronti questo problema. Infatti, per esempio, ho questo file Excel, UK House Price, che come vedete sono quasi 67 mega, e se provo ad aprirlo ci vuole tanto, tanto tempo. E poi ogni volta che voglio andare a realizzare un filtro, se siete pratici di Excel, vedrete che non vi mostrerà tutti i valori, ma soltanto i primi 10.000, perché non riesce a mostrarli tutti, e quando vado a fare la ricerca ci vuole un po' di tempo in relazione al numero di righe presenti. Quindi non sto ad aprire il file e vi mostro invece quello che è stato fatto in Tableau, con Tableau. E anche Tableau ha la difficoltà iniziale ad aprire il file, però Tableau ha una soluzione, ovvero l'estract del dato. Sostanzialmente crea uno snapshot della data source in quel preciso momento in cui andiamo a creare l'estratto, e questo ci permette di lavorare in modo più agile e quindi di togliere e aggiungere dati senza dover aspettare praticamente neanche un secondo. E quindi tutto questo si riesce ad ottenere proprio perché ho creato un'estrazione che poi dopo io potrò schedulare tramite Tableau Server per l'aggiornamento, e quindi questo non mi crea un problema, meno proprio che io abbia un dato che deve rimanere per forza live. Allora in quel caso bisogna lavorare molto di più sul data model, data warehouse e altri componenti, perché è chiaro che si riesce a ottenere degli ottimi risultati utilizzando questi tool, però non si possono fare miracoli quando ci sono delle problematiche che vanno affrontate in modo tradizionale, bisogna affrontarle in modo tradizionale. Niente, penso di essere stato nei tempi, vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto.